Vediamo infine un ultimo modo per rispondere alla domanda: calcola almeno una posizione di un antinodo e di un nodo. Vediamo adesso come farlo in maniera estremamente rapida e con pochi calcoli. Questi sono i due altoparlanti, questo è il punto medio. Sappiamo che nel punto medio non c'è differenza di cammino, perché le due onde camminano la stessa, cioè un metro e mezzo ciascuna. Spostiamoci dal punto medio, per esempio verso destra, e andiamo a cercare un punto di interferenza costruttiva. La prima interferenza costruttiva, cioè il primo antinodo a destra del punto centrale, è quello in cui la differenza tra i cammini D1 e D2 è di una lunghezza d'onda. Quindi io devo spostarmi dal punto medio di mezza lunghezza d'onda, perché in questo modo io allungo di mezza lunghezza d'onda D1 rispetto a un metro e mezzo e accorcio di mezza lunghezza d'onda D2. Quindi D1 si è allungato di mezza lunghezza d'onda rispetto a M e D2 si è accorciato di mezza lunghezza d'onda, quindi la differenza è diventata una lambda, perché uno si allunga, uno si accorcia, la differenza è una lunghezza d'onda. Quindi di quanto mi sono spostato dal punto medio? Mi sono spostato di lambda mezzi, cioè 42,9 cm. Dove sta quindi l'interferenza costruttiva, cioè il primo antinodo che abbiamo chiamato A1? Il primo antinodo a destra del punto medio si trova a 42,9 cm a destra di M. Adesso invece andiamo a cercare il primo nodo a destra di M. Sappiamo che la differenza tra i due cammini, per avere lì un nodo, deve essere di mezza lunghezza d'onda, e quindi per fare questa differenza di mezza lunghezza d'onda io devo, partendo sempre dal punto centrale, allungare di un quarto di lunghezza d'onda, così che D2 si accorcia di un quarto di lunghezza d'onda. Quindi una si allunga di un quarto, una si accorcia di un quarto, la differenza diventa lambda mezzi. Perciò il primo nodo, quello che abbiamo chiamato con N0, cioè questo, il primo nodo a destra dell'antinodo centrale, si trova a una distanza di lambda quarti a destra del centro, quindi 21,5 cm a destra del centro. A questo punto è facile calcolare la sua posizione, perché 150 cm più 21,5. Invece l'antinodo di prima stava a 150 cm più 42,9. Questo è il metodo più rapido per calcolare almeno un antinodo e un nodo, spostandosi dal punto centrale.